Cari compagni di avventura, eccoci qui con un video richiesta su un argomento molto particolare, perché l'altro giorno il Gigi Sanji, il grande guerriero Sanji, ha pubblicato su Facebook un post in stile, come al solito, molto provocatorio, molto troll, ecco, quel tipo di post lì, su cui però è possibile effettivamente fare un discorso abbastanza serio e interessante, secondo me, e poi vabbè, uno dei supporter del canale ha richiesto per appunto un video di approfondimento espressamente su questo argomento. Quindi partiamo con il post. Si domandavano se il frutto risvegliato di cui parlavano in Gorosei potesse centrare eventualmente con il potere del frutto del diavolo di Pudding e quindi con una correlazione tra quello che era il secolo buio e la damnatio memoria fatta praticamente in tutto il mondo alla fin fine. Quindi il fatto che nessuno sa, ricordi, parli, ci sia conoscenza nozionistica sugli avvenimenti del secolo buio, che è molto particolare come meccanica, proprio anche dal punto di vista pratico, effettivo e logico. E quindi, insomma, parleremo proprio di questo quest'oggi. Per chiarire da subito, quando si parla di damnatio memoriae si intende quella che era una pena, no, del diritto romano, che consisteva nell'andare a cancellare la memoria di un individuo. Era una delle pene più infami che si potevano fare ai nemici del senato al tempo, quindi insomma questa cosa qui, elemento che era favorito principalmente dalla mancanza di grandi fonti scritte soprattutto. Cosa c'entra questa cosa però con il memo memo di Pudding? Allora, lei ha la capacità di andare a prendere i ricordi delle persone e modificarli, e l'ipotesi quindi verterebbe sull'idea che, volendo fare una damnatio memoriae su tutto ciò che è riguardato il secolo buio, può essere stato utilizzato il potere Memo Memo per andare a un po' manomettere tutti i ricordi legati alle persone che poi hanno superato quel secolo buio, quindi sono sopravvissute a quella grande guerra, a quel grande conflitto. E se vogliamo un po' l'espediente che è stato utilizzato in Attack on Titan, quindi per fare in modo che le persone accettassero la vita sull'isola, come ben sappiamo, hanno modificato i ricordi di tutti gli abitanti di Paradis, questo per rendere più facile la vita all'interno delle mura e per rendere più facile anche poi la gestione delle stesse persone, dei cittadini da parte del re. Perché però ci dovrebbe essere una correlazione tra questo frutto di Pudding e la cancellazione dei ricordi delle persone? Perché in realtà, come dimostra poi la nostra effettiva storia, no? La storia dell'umanità e non solo dell'antichità, poi in caso facciamo qualche esempio un po' più preciso, un po' più specifico, tu puoi andare a creare sì una cancellazione delle fonti, dei dati su un individuo o su un gruppo di persone specifico, però poi in un modo o nell'altro, attraverso magari racconti orali, fonti nascoste, ci sono molti modi per cui oggi, nel 2022, abbiamo modo di conoscere per l'appunto quelli che un tempo cercavano di cancellare con questa pena nell'epoca romana. Dovete considerare che in realtà poi il concetto di damnatio memoriae non è così lontano nel tempo proprio come mentalità. Dobbiamo considerare anche il fatto che proprio negli ultimi 100 anni si è attuata la stessa cosa con le grandi dittature in Europa, quindi pensiamo alle dittature in Germania con le damnatio memoriae fatte per insomma le personalità più influenti del tempo. Possiamo pensare alla stessa cosa con Forlì in Italia, quella che è stata la nostra dittatura. Ci sono state molte tentativi di modificare, no, le cose. In Spagna con Francisco Franco hanno abbattuto Stato, hanno cercato un po' di cancellare, no, questi trascorsi storici. Quindi il concetto in realtà di andare a cancellare, per l'appunto eliminare alcuni riferimenti di alcuni anni di storia di una nazione, è un atto che si compie anche insomma, nell'ultimo periodo. Se vogliamo parlare invece che negli ultimi 100 anni, negli ultimissimi anni, pensiamo alla cancel culture che un po' sta andando a proporre questo meccanismo qui. Quindi insomma fa proprio parte dell'animo umano, no? Cercare di nascondere magari una cosa che non ti piace, di cui non vai fiero. In realtà è possibile e probabile che il governo mondiale, quindi le 20 nazioni che hanno sconfitto il grande regno, che poi hanno fondato questa alleanza, quest'ONU in salsa One Piece, abbiano un po' fatto e cercato di fare questo. Pensare che ci possa essere quindi l'inserimento di un potere esterno estraneo al limite del divino, come eventualmente l'abilità di Pudding, del frutto di Pudding, quindi 800 anni fa, non chiaramente il personaggio Pudding, ma uno che aveva il suo potere durante il secolo buio,
può essere abbastanza logica e sensata se partiamo dal presupposto che per l'appunto è impossibile per un ente, pensiamo a governo mondiale, fare in modo che nessuno ne parli, che non venga tramandato oralmente, come mito, come leggenda, che non si siano testi da qualche parte, che la biblioteca di O'Hara non avesse conservato nulla, anche solo di nascosto. Cioè, è molto improbabile. E dobbiamo considerare il fatto che molte nazioni che hanno vissuto il secolo buio, che hanno partecipato attivamente alle vicende del secolo buio e che non erano alleate del governo mondiale, pensiamo Wano, pensiamo Zunisha con i Ming, pensiamo un sacco di nazioni che c'erano, Shandora, la città d'oro, che era, per quello che sappiamo, alleata quantomeno col grande regno, dato che poi conservano il loro ponegrifo e lo difendono a costo di scomparire dalla storia loro stessi. Idem per i Ming, idem per generali Kozuki. Ci sono questi popoli, queste nazioni che hanno effettivamente contribuito attivamente al preservare memoria storica del secolo buio e del grande regno, però loro stessi non hanno mai tramandato oralmente nessun dato, nessun elemento, niente di niente, come se per l'appunto un agente esterno avesse cancellato, fatto tabula rasa della conoscenza di questo popolo attraverso un potere superiore, che potrebbe, non dico che sia per forza il frutto memo di Pudding, però ci può stare a livello logico e coerente un meccanismo di questo tipo, quindi che uno dei grandi poteri che magari in possesso del governo mondiale possa essere quello di andare a controllare il ricordo delle persone. E sarebbe forse troppo simile ad Attack on Titan, per quanto ovviamente Attack on Titan è uscito dopo One Piece, quindi non sarebbe un copiato Attack on Titan, ma un aver intercettata la stessa linea di azione, solo che poi Attack on Titan l'autore ha deciso di chiuderlo relativamente in poco tempo, in 10 anni, mentre Oda ha deciso di dilatare la sua narrazione per, insomma, arrivare al trentennale, ormai dai, ci arriva. Quindi potrebbe essere, non riesco a dire di no, lo vedo molto, molto sensato. Non dico per forza quel potere, non dico per forza quel frutto, ma, e non dico che i Gorosei stiano parlando di quel frutto, anzi, secondo me stanno parlando di altro, ma visto soprattutto il dialogo confermato su Manga Plus, ne parleremo probabilmente o domani o martedì con un video apposito. Però sì, non la riesco a concepire come un'idea troppo assurda e troppo bizzarra. Potrebbe funzionare, potrebbe essere sensato, potrebbe essere una proposta che ho da... potrebbe, insomma, ecco, arrivare a fare nei prossimi capitoli. Per cui io, come sempre, mi rimetto a voi nello spazio commenti, fatemi sapere in generale cosa ne pensate. Io trovo molto affascinante questa ipotesi, quindi sbizzarritevi pure con idee come sempre e fate partire i trenini di ipotesi, che altrimenti di che ci divertiamo? Il capitolo è in pausa, abbiamo pur bisogno di parlare di qualcosa, no? In questa settimana di vuoto. Per cui dai, vi passo la palla nello spazio commenti. Come sempre fate i bravi, mangiate le verdure, noi ci vediamo o al prossimo appuntamento settimanale o alla prossima live. Bella a tutti!